E salve a tutti da PierDarkKnight91, ci ritroviamo in FIFA 16 modalità carriera allenatore, ultimo appuntamento della settimana su questa modalità. Oggi faremo due bellissime partite di campionato, una con il Frosinone e una con il Chievo, quindi dalla prossima settimana incominceranno i momenti caldi del campionato, della Champions League e della Coppa Italia. Perché vi dico questo? Perché nelle prossime puntate avremo il ritorno contro l'Atletico Madrid e la partita importante in Serie A, in campionato, contro la Roma, per poi tuffarci in altre partite come Atalanta-Lazio, sempre in campionato, due partite una dietro l'altra contro il Milan, una in campionato e una in Coppa Italia, e poi piano piano arriveremo alla fine. Allora faccio la formazione e poi vedremo quella del Frosinone. Allora ragazzi, la formazione è pronta, giocheremo con la squadra titolare, tanto passeranno davvero tantissimi giorni alla prossima partita di campionato, quindi possono recuperare energie. Cosa cambia? Cambia solo la squadra riserve, diciamo i giocatori di riserva, perché nell'ultima partita abbiamo giocato con i giocatori non titolari, sono stanchi e ho pensato bene di portare questi in panchina. Scuffet, Parodi che non abbiamo mai utilizzato, Evra che se nel caso di infortunio possiamo metterlo sia terzino sinistro che esterno sinistro, ultime partite per Evra perché poi si ritirerà. Lichtsteiner, anche lui non si ritirerà ma andrà via e ha giocato un'ottima partita quando è stato chiamato in causa. I due centrali, Pauleta e Vitale, e poi in attacco Ramirez. Perché ho messo Ramirez, perché ho messo Pauleta e perché ho messo Vitale? Beh, semplicemente perché vi faccio vedere, Rugani è stanco, Barzagli è stanco, Marchisio è stanco, Alastra, Mattiello, Tielemann, come potete vedere, Coman, Asamoah e Cuadrado, Jesus uguale, sono tutti stanchi, quindi nel caso vinciamo possiamo provare Vitale, possiamo provare Parodi che non l'abbiamo mai utilizzato e possiamo cercare di migliorare con Ramirez. Quindi adesso andiamoci a vedere la formazione del Frosinone e buttiamoci nella partita. Ecco la formazione del Frosinone, vediamo un attimo come si schiera. 4-3-3, una bella formazione, diciamo come è impostata. Però dovrebbe essere normale amministrazione per i bianconeri. Vediamo, sta per iniziare, eccola qui. E vediamo se la Juve riesce a portare a casa i tre punti. E sbaglia tutto, può ripartire la Juve in contropiede. Che erroraccio. Adesso Dybala, vediamo che fa. Scivolata non riuscita. Dybala riesce a saltare l'avversario, poi fa una finta, si accentra, la tocca a Bale. Bale stava per tirare. Di nuovo Dybala, deviata. Tiro di Morata, deviato. A occhio perché c'è un fallo. Cos'è successo ragazzi? Sul tiro di Dybala c'è un fallo, punizione, la batte Gareth Bale. Mamma mia, siamo vicinissimi, siamo vicinissimi alla porta. Occhio, Bale proverà a tirarla, la prova a metterla dentro, attenzione, poi può ripartire. Bravo Bale, bravo Bale, la tocca a Vidal, fa una finta, salta un avversario, ne salta un altro e tiro, mangia pelo in porta del Frosinone. Para, chi è? Andiamo a sto calcio d'angolo all'indietro per Arturo Vidal, stoppa bene, tira bene, palo, madonna, mamma mia, bravo Pog, ruba il pallone, la tocca a Morata, vediamo se Morata la tocca bene, bene bene, però troppo larga, dai. Dybala la mette in mezzo, non arriva, peccato. Morata, ecco Morata, Morata prova ad andare, si allarga molto bene, la tocca poi a Vidal, prova a scaricare Vidal, bella parata di mangiapelo, guardate qui il palo, vabbè, calcio d'angolo, Bale la fa girare, bene questa volta, colpo di testa, lento, centrale e mangiapelo blocca Alexandro Royce, la tocca a Pogba, stop di Pogba, tiro deviato, calcio d'angolo. Una Juve che è stata pericolosa ma il gol non è arrivato, siamo al 45esimo del primo tempo, pallone in mezzo, mangiapelo esce anche bene, Dybala non arriverà mai di testa, adesso Royce, vedemo, nulla da fare. Finisce il primo tempo ragazzi, il risultato è sullo 0-0, abbiamo creato, abbiamo colpito
Anche un palo però non è bastato per passare in vantaggio con una squadra che per il momento è al 20° posto, la peggior squadra che ha fatto meno punti in trasferta, solo 5 punti. Quindi ragazzi, tuffiamoci nel secondo tempo sperando di sbloccare questa partita. Un tiro può fare e ci può segnare. Attenzione proprio adesso il Frosinone. Prova il tiro, lentissimo, anche deviato da Vidal. Cerca il passaggio a Royce, sbagliato. Retropassaggio all'indietro. Mangiapelo! Cosa ha fatto il numero 56 del Frosinone? Mamma mia, calcio d'angolo, regala un calcio d'angolo, pallone in mezzo e colpo di testa di Bale. Nulla da fare, ancora calcio d'angolo però. Vediamo che succede qui, c'è ancora libero Vidal, ci riproviamo. Passaggio all'indietro per Vidal, un po' sbagliato. Tocco a Dybala, Dybala per ancora Vidal, perdiamo il pallone, nulla da fare. Pogba per Alessandro, tiene il pallone, la tocca a Bale, in mezzo a 32.000 persone, passa e va a segnare. 1-0 64esimo, cosa ha fatto Bale? Ottimo passaggio di Alessandro, in mezzo a 4 giocatori, è riuscito a sgusciare via il giocatore gallese. Guardate, un bello stop, passa in mezzo a 3-4 e poi va al tiro. Nulla da fare per Mangiapelo. Guardate il tiro, ma non ha messo neanche la mano il portiere. Guardate, se l'è messa lì vicino al ginocchio. Vabbè, 1-0 per la Juve, finalmente sblocchiamo sto benedettissimo risultato. Facciamo qualche sostituzione, visto che stiamo vincendo e visto che secondo me possiamo facilmente portare a casa i 3 punti. Direi di provare Parodi al posto di Bonucci. Poi è il momento di Vitale per Vidal. E di mettere al posto di Morata, che non mi è piaciuto per niente, Ramirez. Adesso Bale ci prova. Ci prova di nuovo Bale per Aurier. Aurier per Vitale. Eccolo qui Vitale, prova il tiro. Va bene così, bravo Vitale. Attenzione. Tiro, Buffon tocca il pallone, mamma mia che pericolo. E va a ammonire Pogba per un fallo. Ma vabbè, sì, è partito proprio adesso, anche se si è già messa bene in difesa. Il Frosinone, Pogba è riuscito a saltare un avversario, ne salta due. Ancora Pog, scarica, Mangiapelo. Riesce a respingere, bravo Pogba. Calcio d'angolo. Royce prova a metterla in mezzo, palla che gira, Mangiapelo prova ad uscire, poi ci ripensa. Vitale per Ramirez, Ramirez per Vitale. Ancora Vitale, prova il tiro, Mangiapelo, bravo Vitale. Occhio, stop qui di Crivello, Dybala va al pressing. Passaggio all'indietro, attenzione, eccolo qui. Un'altra cavolata del portiere. Mamma mia, si è salvato. Chiude, chiude, molto bene. Prova a ripartire. Prova a ripartire, Dybala, Dybala, ha sbagliato, mannaggia. Finisce ragazzi, anche il secondo tempo vinciamo di misura sul Frosinone, però l'importante è aver vinto. Adesso andiamo a vedere gli altri risultati e come sempre la classifica. Eccoli qui i risultati. Allora, il Milan ha vinto contro l'Atalanta 2-0 in trasferta. Bene così. Bologna vince 2-1 col Chievo Verona. Cesena Torino 1-1. La Fiorentina continua a vincere 2-0 in trasferta con l'Empoli. E la vittoria ancora una volta della Lazio 3-2 in trasferta col Genoa. Hellas Verona che pareggia con l'Udinese, due squadre che si equivalgono, sono davvero molto brave. 1-0 della Juve col Frosinone, 3-1 del Napoli sul Livorno e sta perdendo qualche punticino il Cagliari perché perde 1-0 con la Sampdoria in trasferta. Adesso vediamoci la classifica. Eccola qui la classifica di Serie A, sono 8 ancora i punti di distacco dei bianconeri sull'inseguitrice che è il Milan, che ha 55 punti, terzo posto per l'Inter, quarto posto per la Roma, quinto posto per l'Hellas Verona e il Napoli, settimo posto Udinese e Cagliari, Fiorentina nono posto, sta salendo, decimo posto Sampdoria, undicesimo Bologna, dodicesimo Genoa, Lazio che adesso è al 13° posto, però può riuscire ad arrivare fra le prime 8.
14esimo Torino, 15esimo Atalanta, 16esimo Chievo Verona, 17esimo, eccoli qui, Cesena, Empoli, Livorno e il Frosinone che abbiamo battuto davvero di poco, 1-0. Quindi ragazzi, come di consueto, adesso mi alleno i giocatori e poi ci buttiamo nella partita Chievo Verona Juventus, vediamo prima le formazioni e poi giochiamo. Ecco la formazione che scenderà in campo contro il Chievo Verona in trasferta. Allora, Buffon, i due centrali sono Rugani e Bonucci, a sinistra Mattiello, destra Alastra, i due centrali Tielemans e Marchisio, destra per Cuadrado, sinistra per Asamoah, Morata e Coman, mentre i sostituti sono Scuffè, Chiellini, Aurier, Vidal, Bale, Royce e Jesus. Allora, perché ho fatto queste sostituzioni? Beh, semplicemente perché fra due giorni la Juventus affronterà l'Atletico Madrid e vorrei tenere qualche giocatore buono come Vidal, Aurier, Chiellini, Royce o Bale, anche Dybala, belli riposati per quella partita, perché dobbiamo cercare di portare a casa almeno un pareggio. Adesso andiamo a vedere la formazione del Chievo. Ecco la formazione del Chievo Verona che affronterà la Juventus, un 4-4-2 identico a quello della Juventus, quindi adesso saranno i singoli a smarcarsi, a cercare un gol, a provare di creare qualcosa. Tutto pronto, è iniziata, occhio perché in riserva c'è l'ex De Ceglie. Lo vede a Marchisio? C'è più spazio, prova a girarsi, ce la fa Marchisio a girarsi, la mette in mezzo, non c'è nessuno. Vabbè, poi tira da lì, che fucilata ha tirato, chi era? Chi era il giocatore che ha tirato quella fucilata? Mamma mia, Asamoah! La prima volta che prende il pallone bene, lo calcia bene, calcio d'angolo. Attenzione, Asamoah la fa girare. Asamoah lo vedo leggermente migliorato, o sbaglio? Niente, perdiamo il pallone qui, prova a partire in contropiede, Bonucci prova un intervento in scivolata, ci mette una pezza Cuadrado e occhio perché si è infortunato un giocatore del Chievo che adesso si sta rialzando. A essere più incisivi? Mattiello? Mattiello, prova di nuovo Mattiello! Poi Morata! Bravo Asamoah! Bravissimo! Mamma mia! Occhio! Coman! Ah, brutto! Lento, debole il tiro. 31 minuti. Asamoah vai di testa. Ok, Morata. E dai, stoppate troppo lentamente. Tielemans! Madonna mia, libero e non prende la porta. Bello sto passaggio. Bravo Tielemans, bravo lì Tielemans, girati cacchio. Coman in mezzo a 32.000 persone, si gira, prova il tiro, madonna mia che tiro di merda, mamma santa. Finisce il primo tempo, un Chievo Verona che ha tenuto davvero tanto il pallone, al 20esimo deciso di mettere il pressing alto, abbiamo costruito di più, ci siamo divorati ancora qualche gol, però non sono clamorosi, speriamo che anche questa partita riserva ai bianconeri un secondo tempo dove riesce a sbloccarsi. Eccolo qui, secondo tempo appena iniziato, vediamo che succede. Se la Juve riesce a sbloccare sto benedettissimo risultato. Con le squadre piccole abbiamo sempre problemi perché si chiudono troppo. E vediamo adesso Cuadrado che è partito subito forte. La passa a Morata, dai Morata fai qualcosa. La passa a Tielemans, bel passaggio qui, ma poi perché Coman se n'è andato? Lì poteva toccarle e spiazzare il portiere, peccato. Bravo Rugani, ruba il pallone, la passa a Coman. Coman la tocca a Marchisio, Marchisio la mette a girare. Il portiere esce, ma lentamente, in ritardo. Ancora un passaggio sbagliato, meno male, ancora Rugani. Tielemans, trova spazio, prova il tiro. Centrale, Seculin blocca con molta facilità. Mamma mia, tutta rintanata in difesa. Al centrocampo c'è solo l'attacco. Morata, una finta. Morata vede Coman, lo vede benissimo. Coman va a segnare. Bravo Coman quando fa questi inserimenti. Finalmente anche Morata ha azzeccato il passaggio. E come nella partita precedente, se non sbaglio, proprio agli stessi minuti più o meno, mi sa che nella partita precedente abbiamo segnato al 65esimo, questa volta al 62esimo, Coman decide di fare
un bel movimento, finalmente riesco a dargli il pallone con Morata e poi vado a segnare di precisione. Bravo Kingsley Coman, ottima prestazione qui Kingsley Coman, non mi aspettavo quell'inserimento. Kingsley Coman che arriva al suo secondo gol ancora in Serie A. Allora facciamo qualche sostituzione. Ho messo Jesus al posto di Morata, vorrei che Morata nella prossima partita è disponibile almeno in riserva, che sia poco stanco. E poi abbiamo messo Chiellini al posto di Bonucci e abbiamo invertito le posizioni con Rugani. Il tiro di Tielemans non salta la barriera, toccata, però guadagna un calcio d'angolo non da poco. Vediamo cosa fa Samoa qui. Mette in mezzo, gira bene il pallone, colpo di testa. Chi è stato? Il numero 20? No, Chiellini, bravo a Giorgione. Andiamo a vedere. Si è un po' contrastato con Jesus, però dai, è stato davvero un'ottima occasione. Bene, ruba il pallone, occhio, se ne va Jesus. Jesus fa una finta, mamma mia com'è veloce sto giocatore. La tocca da Samoa, li poteva segnare Jesus. Davvero, davvero molto bravo Jesus, la passa lì ad Samoa e la infila in porta. Guardate, guardate che bel gol. Tutto grazie a Jesus. Asamoah va a segnare. Alastra cerca spazio, la tocca a Marchisio. Stop di Marchisio. Marchisio fallo forse, no? Finta di Jesus! Mamma mia! Ragazzi, mi trovo benissimo con questo giocatore, non potete immaginare. Ha dei movimenti, degli scatti davvero veloci. Sembra davvero bravissimo a dribblare. Davvero mi trovo una pacchia. Finisce ragazzi, finisce questo secondo tempo. Una Juve che ha fatto il suo dovere nel secondo tempo, è riuscita a sbloccare il risultato e poi a fare anche il gol del 2-0. Un ottimo Jesus lì che è stato davvero davvero molto bravo, invece di tirare lui ha preferito passare il pallone a Kwagwo Asamoah che era libero. E la Juve è riuscita a portare a casa ancora una vittoria. Nota unica, nota negativa, troppi passaggi sbagliati principalmente da Tielemans. Eccole qui le statistiche, come potete vedere Chievo Verona non ha fatto completamente niente, abbiamo giocato solo noi. Adesso andiamo a vedere come sempre risultati e classifica. Eccoli qui i risultati di questa giornata. Bologna-Cagliari 0-0. Cagliari pareggia ancora. Peccato, peccato. Chievo Verona che ha perso 2-0 con la Juve. 3-0 della Fiorentina con Livorno. Non sta più pareggiando e perdendo la squadra toscana. E il Frosinone perde 2-1 con l'Atalanta. 2-1 anche della Lazio. Sta facendo delle vittorie di misura, però sta vincendo. E l'Hellas Verona si conferma una grande squadra perché è riuscita a pareggiare con il Napoli. Adesso vediamoci la classifica. Eccola qui la classifica di campionato. La Juventus ha 10 punti dall'inseguitrice che è il Milan. Campionato completamente chiuso. A differenza dell'anno scorso, una Juventus davvero davvero molto più precisa sotto porta. In difesa più o meno ha fatto uguale all'anno scorso, qualche piccola imprecisione in più quest'anno perché comunque ha giocatori giovani, ha giocato anche con giocatori come Camporese. Rugani all'inizio non era molto bravo, adesso sta migliorando, però ha ancora davvero dei piccoli difetti come la velocità e la precisione nei passaggi. Comunque il Milan è al secondo posto, l'Inter terzo, quarto posto per la Roma, quinto l'Hellas Verona che adesso sorpassa il Napoli, diciamo. Il Napoli è agli stessi punti della squadra veronese. Settimo posto per il Cagliari, ottavo posto per la Fiorentina che aggancia quindi il Cagliari che come potete vedere ha 15 pareggi. Peccato, peccato, davvero un peccato. Nono posto per l'Udinese, guardate che rivoluzione. Lazio che se vediamo tre partite fa era lì al 17°, 16° posto, adesso è al 10° posto. Questo perché ci sono davvero da più o meno 15 squadre, tutte lì con il punteggio, sono davvero molto vicine. Diciamo che il
il distacco dalla classifica si nota molto dal Cesena, che è al 17° posto, che ha 22 punti, 11 punti di distacco dal Chievo Verona. Per il momento in Serie B vanno Empoli, Livorno, Frosinone, miglior attacco come sempre è quello della Roma. Quindi ragazzi, io penso che per questa puntata di FIFA 16 è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete sempre un like, condividete e commentate, passate alla pagina Facebook e Instagram che è in descrizione. Io vi do un bacione e ciao a tutti da Pierre Dark Knight 91.